Pomeriggio a tutti, siamo giunti nell'ultimo dell'anno e volevo ringraziarvi perché mi seguite sempre con molto calore e questo è il regalo più bello che potessi ricevere da questo 2016. Ma ora diamo il via a quelli che sono i capodanni più belli del mondo. Ho tracciato una mappa molto semplice perché andremo a vedere quelli che sono i festeggiamenti a Rio de Janeiro, a New York, a Londra, a Dubai e a Sydney. Il valore di oggi è ammirare. Andando sul mio sito www.segretidiviaggio.net e selezionando appunto il logo ammirare, posizionandolo al valore massimo che è il numero 4, avrete una selezione delle esperienze più panoramiche e più belle del mondo. Al primo posto abbiamo Rio de Janeiro, 1 milione di persone tutte al ridosso della spiaggia di Copacabana. Dalle chiatte al largo sul mare partono questi fuochi d'artificio creando lo spettacolo pirotecnico tra i più suggestivi al mondo. Guardiamolo. Secondo posto troviamo New York. New York, dove più di 100.000 persone si radunano a Times Square nell'attesa che la palla esplodi. Ma all'interno di questa palla, vi do una piccola curiosità, sono contenuti tutti i buoni propositi degli americani che sono stati scritti all'interno del sito ufficiale dell'evento. Molto simpatico. Vediamo le immagini. Times Square. Oh my God! It's 20 seconds! Where's my wife? 5, 4, 3, 2, 1, and you are massive! I want to be New York, New York. I think we all know it's gonna be Terry. These vagabonds, right through the very... Well, let's just go right to the source, not wait any longer. Terry Crews here in the... E al terzo posto troviamo Londra. Posizionatevi al di là del Tamigi, davanti alla ruota panoramica e al Big Bang e fate il countdown così. Ci spostiamo in Medio Oriente, a Dubai. Qui non si bada veramente a spese perché lo spettacolo pirotecnico si tiene nei lati del Burj Khalifa, questo edificio alto 800 metri che illumina a giorno tutta la città. Guardate le immagini. Abbiamo Sydney in Australia. Da qui invece vi dovete posizionare nella parte opposta dell'Harbour Bridge, esattamente anche con vista Opera House, dove lo spettacolo pirotecnico è allietato e va al ritmo delle musiche che provengono appunto dal teatro dell'opera. E ora godiamoci il nostro Capodanno e che possa essere un anno pieno di viaggi. Buon anno a tutti!